A Hong Kong gli effetti del caos in corso da 5 mesi fra violenze da parte della polizia e manifestazioni continue che bloccano le attività, una fetta importante di società non si ferma, sono i lavoratori e i pendolari fra studenti e insegnanti. I residenti di Hong Kong sono totalmente distrutti da tutto questo, ci sono delle ripercussioni per alcuni, guidare fino a qui è disagevole, le strade sono bloccate, ecco perché siamo venuti qui a ripulire le strade. Non manca in questa pentola perennemente a pressione che è Hong Kong la forza di chi, seppur anziano, non cede alle ingiustizie. Senti, il governo non ci concede nemmeno le libertà sancite dalla Costituzione. L'articolo 27 della regione amministrativa stabilisce il nostro diritto a dimostrare. Le violenze, al netto delle aggressioni subite da manifestanti, sono poi il comune denominatore per tutti, come sottolinea questo ragazzo, che afferma che tutti le subiscono, anche la polizia. Le università sono poi l'elemento propulsore di questa lunga scia di protesta. Come alunna qui sono profondamente addolorata da tutto questo. Credo che la vita nel campus si può ancora dire ottima, ma se ci si guarda intorno si deve tornare a essere responsabili, in primis il governo.